Acquistando la versione Professional di Aruba Drive, hai a disposizione una sezione dedicata alla gestione di chiamate e conversazioni, utile a programmare le riunioni online con il tuo team tramite videoconferenze e webinar. Le conversazioni possono essere condivise solo con gli utenti autorizzati ad accedere al pannello di gestione. Per maggiori informazioni su come creare un utente, consulta il tutorial dedicato. Per iniziare, da questo menu in alto, clicca su Talk, poi sul simbolo dei tre puntini e scegli Create a New Conversation. Inserisci un nome da associare alla conversazione e, se vuoi, anche una descrizione e un'immagine. Questa può essere un emoticon, una foto caricata da una cartella specifica presente nel tuo PC, oppure da una cartella caricata o condivisa sul pannello Aruba Drive. Personalizza le impostazioni di visibilità del gruppo chat, se necessario. Clicca su Aggiungi partecipanti e selezionane uno o più tra quelli proposti, oppure ricercali dall'elenco. Poi clicca su Crea conversazione. A questo punto, tutti i partecipanti aggiunti alla conversazione riceveranno un avviso push o un link per l'accesso diretto alla stanza virtuale. Affinché l'invito arrivi tramite email, è necessario abilitare tale impostazione. Per farlo, clicca qui sull'icona del tuo profilo e seleziona la voce Impostazioni. Dalla scheda Notifiche, abilita il checkbox Posta in corrispondenza della riga indicata. Una volta creata la conversazione, puoi avviare una chat. Ti basta scrivere un messaggio nel campo dedicato e cliccare sul tasto Invia messaggio del pannello o grazie al tasto Invio dalla tastiera del tuo PC. In alternativa puoi anche avviare una chiamata. Per farlo ti basta cliccare su Inizia chiamata, seleziona l'icona della videocamera per disabilitarla e poi Inizia chiamata. Se richiesto, devi utilizzare i permessi al browser per l'utilizzo dell'audio. Se invece vuoi avviare una videochiamata, clicca su Inizia chiamata, assicurati che l'icona della videocamera sia abilitata e clicca su Inizia chiamata. Anche in questo caso, se richiesto, devi concedere i permessi al browser per l'utilizzo dell'audio e della fotocamera. Inoltre, lo strumento Talk ti consente di includere un utente esterno nella stanza virtuale. Una volta creata la conversazione, ti basta cliccare sull'icona dei tre puntini e copiare il collegamento. Il link copiato potrà essere inviato all'utente esterno, così che possa unirsi alla chiamata o videochiamata. Per ogni conversazione creata, puoi modificare le impostazioni avanzate. Seleziona il simbolo dei tre puntini in corrispondenza della stessa e seleziona la voce Impostazioni conversazione. Da questa schermata puoi modificare le diverse impostazioni, quali l'aspetto grafico, la visualizzazione della chat, l'attivazione delle notifiche, la modifica dei permessi predefiniti e tanto altro. Per concludere, dalla sezione Impostazioni Talk puoi modificare le impostazioni audio e video, scegliere una cartella personale in cui salvare gli allegati, scegliere se condividere con gli altri utenti il tuo stato di lettura e visualizzare quello degli altri, abilitare la riproduzione di suoni quando gli altri partecipanti entrano o abbandonano una chiamata. Puoi decidere se mostrare come sfondo un'immagine nera durante la riunione. E puoi visualizzare le scorciatoie di tastiera, utili per velocizzare alcune operazioni.